naturaleza. E io credo che sia un dono divino. Ti ringrazio, Sire. Credevo di averlo perduto, ma... amo questi materiali. I pennelli, le tinte, i colori. Non mi rendevo conto di quanto mi mancassero. I pennelli non hanno nulla di simile. No. Non hanno arte. Non scrivono e non leggono, ad eccezione delle rune italiane. E i loro dei? Odino, Thor, Freya. Dovevano sembrarti strani. Da un lato sì, ma da un altro. Da un altro? I loro dei sono antichi. E talvolta non possono avvertire alcune somiglianze con il nostro dio e con suo figlio. Per esempio, il dio Odino, che chiamano il padre, il dio degli dei, volle scoprire come fosse morire. Così rispettò le loro saghe e tradizioni. Odino si impiccò a un albero e una serva pagana gli trafisse il fianco con una lancia, proprio come i romani fecero a Cristo. Vieni con me. Dimmi francamente, cosa pensi di queste opere? Le trovo di un'indescrivibile bellezza. Ma sono opere pagane? Non so che monaco ha testa neppure in qualche modo. Comincio a fidarmi di te, colgo in te uno spirito affine. Chi ha dipinto queste immagini? Quale razza di uomini fu tanto gloriosa da riempire il nostro mondo, come hai appena detto, di indescrivibile bellezza? Mi è stato raccontato, Sire, che hai servito alla corte dell'imperatore Carlo Magno, che io stesso ho visitato. Non posso dunque credere che tu non sappia ciò che io so. Queste immagini vennero dipinte dai romani. Conquistarono queste terre molto tempo fa, come il mondo intero. Ma erano pagani. Adoravano farsi dei. Non dovrai mai parlare a nessun altro della nostra conversazione di oggi. Nessun altro potrebbe capire. Ne avrebbero paura. Accettano la spiegazione secondo la quale una razza di giganti una volta viveva qui. E che non abbiamo nulla a che fare con loro. Il fatto è, Atestan, che abbiamo perso più conoscenza di quanta ne abbiamo mai acquisita. I romani sapevano cose che noi non sapremo mai. I loro dei pagani gli permettevano di controllare il mondo. E qual è la lezione che possiamo trarne?